Ciao a tutti da Piero86, eccoci di nuovo qui per un nuovo capitolo con la campagna a difficoltà molto alta con gli inglesi di Medieval 2 Total War. Siamo alla conquista della Gran Bretagna, è una campagna molto, cioè, ultra corta perché è solamente una campagna di prova per vedere un po' cosa ne pensate. Quindi partiamo subito senza indugi. Va bene, vai, nozze in vista. Oh, qui è un po' più, comincia a essere un po' più favorevole il bilancio. Ok, York, adesso vedete che è cambiata l'iconcina della città, quindi adesso posso fare più cose, cominciamo a fare le strade. Che mi aiuti i commerci, qui. Cominciamo, venite qua. Ok, ricominciamo a riaddestrare la gente. Che non fa mai male, facciamo il bordello per fare le spie, va bene. Mi dà anche bonus nell'ordine pubblico. Facciamo che metto a posto quello e uno lo recluto, ho bisogno un po' di gente. La cavalleria come sto messo? Le due cavallerie me le porto qua, che me le reintegro. Faccio un po' di fanteria anche qui. E un prete. Come sto messo con il papa adesso? Dovrebbe avermi riaccolto nella chiesa. No, ancora no. Vabbè. Qui facciamo un bel porto. Quanto mi manca per poter prendere Dublino? 8 turni. E strade. Perché se faccio le strade non siete contenti? 70% che dopo mi viene fuori una ribellione. Ok, questo turno dovrei aver fatto tutto. Direi che possiamo passare. Candidato per l'adozione. Difensore sicuro, bello, non me ne frega molto, onesto, combattente, fedele a parole e religioso. Vabbè, bilancio un pochettino così. Città in crescita a Londra, può svilupparsi, però costerà una barcata. Nomina cardinalizio, però non ne voglio sapere di riprendermi, come nella sua casta. Riaddestriamo i cavalieri. E mi faccio. Cosa mi faccio qua? Io posso farmi ronconiere, gli hobbilar. Oh, gli archi lunghi, questi sono fighi. Nottingham, sono fatto gli archi lunghi qua. Qui lasciamo stare. Ok, qui c'ho queste truppe che non servono a tanto. Qui abbiamo dello scontento, perché non lo so. Guarnigione 60%. Vabbè. Comunque l'ordine pubblico 130, la crescita più 3%. Non sono messo male. Ok, perfetto. Adesso nel prossimo turno mi prendo la gente e vengo qui a cerco di mi vado a conquistare l'ultima città per finire la ultra campagna breve. E passiamo. Vabbè,
Allora, bilancio messo male, ovviamente, perché sto reclutando di nuovo. Ok, così almeno qui adesso non ci dovrebbero essere più grossi problemi. Anche se c'è dello scontento, non c'è problema. Allora, che facciamo? L'armata qua. Intanto venite qui. Voi andate qua nella nave e venite qua. E adesso andiamo a prenderci questa città qua. Direi. Andiamo un po' a costruzioni come siamo messi. Cominciamo a fare il mercato pure. Ok, facciamoci un po' di, diciamo, come si chiama? La milizia cittadina. Per tenere un po' buona anche la città. Qui adesso dovrei. Stanno dando vita a tumulti. Adesso così, comunque, con tutta questa guarnigione dovrei riuscire a tenerli a bada. Qui mi fa, vabbè, cominciamo a fare anche delle strutture. Qui comunque non ci costruisco molto perché lo vorrei far diventare una città, perché qua su dopo il castello non mi servirebbe poi tanto. Cioè, ho due castelli in tutta la Gran Bretagna, mi dovrebbero bastare, cavolo. Non ci dovrebbero essere problemi, infatti dopo la trasformerò in città quella lassù. Passiamo. Ships ready. Yes, sir. Full sail. Ok. Qui abbiamo due truppe, dovrei riuscire a prendere tranquillamente così. Infatti, scappano. Risolviamo automaticamente. Così ho tolto anche questo ribellino che c'avevo qui vicino, nelle mie terre. Allora, abbiamo detto che questo che lo fa diventare borgo, sì. Un turno e mi ci diventa. Te stai andando avanti a costruire. Tre, te pure. Tu anche. Tu no, ma c'è una cosa che non mi interessa, che posso fare. Ma scuderia. Tanto cominciamo a mettere anche avanti le scuderie, tanto poi tocca farle prima o poi. Perché sennò non puoi sbloccare le truppe più potenti, insomma. Perché dopo più vai avanti con le strutture, più hai la possibilità di fare truppe più forti. Ok, le strutture sono molto veloci all'inizio. Che è poche cose da gestire. Allora, andiamo un po' a resoconto, vabbè, bilancio in equilibrato. Cominciano ad arrivarmi spagnoli, le navi spagnole che verranno a fare una ricognizione e basta. Ships ready. A fine day to sail. Taking the troops ashore, sire. Yes, noble sire. Ok, adesso prossimo turno la dovrei riuscire già a prendere. Ok, qui facciamo sempre l'economia, abbiamo le miniere. Qui mi si è già facciamo il mercato, che mi è già diventata una città. Cioè, meglio che diventi una città commerciale piuttosto che. E basta, adesso andiamo al prossimo turno direttamente, senza tanti indugi, perché tanto ormai qui non è rimasto più tanto. Con sta spia cominciamo ad avvicinarci qui a vedere se ci sono altri ribelli in giro. Perché i ribelli, se scorrono liberi nelle tue terre, la gente non è contenta, per cui ti si crea malcontento. Sono ancora scomunicato? Sì. Ma perché non mi riprende? Perché c'ho tre stelline, c'ho tre crocettine. Uffa, vabbè. Passiamo.
Allora, adesso cominciano a rompere le balle gli spagnoli e i danesi. Qui non mi sono molto preoccupato della diplomazia, giusto perché tanto la campagna è ultra breve. Perché se no dovevo stare lì, perché so, lo sapevo per certo che comunque gli spagnoli, i portoghesi, i danesi ti vengono a rompere le balle qui. Perché comunque è una zona abbastanza, come dire, se la si conquista è sicura. Quindi lì dopo basta che ti tieni d'occhio le coste e sei a posto. Quindi mirano tutti qui praticamente all'inizio. Quindi non me ne sono curato. Ma chissà quanto. Assaltiamo. Intanto sono molto superiore e la risolvo automaticamente. Non ho avuto neanche 60 perdite. Saccheggiamo l'insediamento e va. Ho fatto anche la missione. Ok. Con questo mi sono conquistato tutta la Gran Bretagna, direi che comunque come diciamo prima prova di campagna non è andata male, l'ho fatto in 21 turni, se mi ci impegnavo di più lo potevo fare anche in meno, ma diciamo che comunque il risultato è stato ottenuto molto difficile. Se voleste che rifacessi la campagna al molto difficile con gli inglesi, comunque dovrei partire in maniera più curata perché comunque bisogna. Anche se la diplomazia qui fa schifo, in ogni caso bisogna curarla dando dei regalini e cercando di stare in buoni rapporti con sia i portoghesi che gli spagnoli, sia con i danesi. Perché dopo, una volta che tu prendi la Gran Bretagna, hai già fatto metà dell'opera della campagna breve. Ma poi devi anche combattere contro i francesi. E i francesi sono tosti perché hanno abbastanza terre. E poi loro portano su subito i castelli e ti arrivano già con le fanterie pesanti abbastanza uppate. Quindi. Sono dure da sbaragliare, cioè dura sbaragliarli, cioè se nel frattempo ti devi parare anche dagli attacchi, perché dopo ti arriveranno le truppe con le navi qui nelle zone qui dai francesi, qui dai spagnoli e dai portoghesi e qui dai danesi. Poi dopo ti attaccheranno anche i danesi da qua, i tedeschi da qui, c'è bisogno un attimino curarla un po' di più. Io l'ho già fatta una campagna così per quello che so un po' come agire. Niente, quindi per questa prima bozza di campagna di Medieval 2 è tutto, vediamo cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima intanto. Ciao a tutti!